Ma comunque è sempre difficile arrivare puntuale all'appuntamento. Eccolo qua, Romano Iaccarino. Questa è la porta che ci divide dalla nostra famiglia di questa sera, che apre la puntata dalla campagna. Buonasera, venga avanti, buonasera, buonasera, buonasera. Ecco, queste gliele manda il nostro dottor Voglino della RAI. Della RAI, grazie. Ecco, se vuole dire qualcosa. Ringrazio la RAI per... Sì. No, ma non è tanto la RAI, è l'artigiano. È l'artigiano, essere... sì. Sono dolci napoletano, vengono da fuori. Arrivano dal Lazio. Beh, grazie, molto gentile. Le fanno schifo, no? No, 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 per carità, lavorano così bene. Ecco, senta, allora lei dovrebbe tenere anche questo microfono. Prego. Prego lei, perché come vuole la nostra trasmissione, lei forse l'avrà già vista anche. Sì. L'ha già vista? Sì. All'inizio volta. Della trasmissione c'è una prova molto semplice che noi però dobbiamo fare, perché se lei non la supera non possiamo entrare in casa. Vediamo. Questo è il momento abbastanza sacro del domandone. Infatti il domandone sono una serie di domande che le permetteranno di giocare con noi. Si vediamo. Concentri bene, eh? Allora vediamo un attimo che cosa deve dire, che cosa hanno preparato i nostri validissimi autori. Dunque lei ha un minuto di tempo per dirmi come si chiama, come si chiama, se fosse un pollo, cinque colori, nord. Benissimo, allora attenzione. Come si chiama? Ci pensi pure, stia tranquillo. Come si chiama? No, ci pensi quanto vuoi, non è importante. Ecco, adesso però risponda però, eh. Mi dica. Come si chiama? Punto. Punto. No, è finita la domanda. Come si chiama? Ecco, ci vorrebbe adesso la risposta. Come si chiama? E lei mi devi, io mi chiamo? No? Ma io come mi chiamo? Iaccarino. Esatto, che ore sono? Sono le ore 20. No! 20 a 10. Esatto, beve mai dalla bottiglia? Qualche volta. Esatto, se fosse un pollo dove andrebbe in viaggio di nozze? A Venezia. No! Non vale suggerire là dietro. Dica un altro nome. Se fosse un pollo dove andrebbe in viaggio di nozze? In una campagna. Esatto, cinque colori che vorrebbe tingersi sulla faccia se non fosse bianco, escluso terra di Siena bruciata. Cinque colori, via. Nero. No! Vai, vai, vai. Rosso. Esatto. E uno, vai. Ancora quattro. Rosso. Esatto. Bianco. Esatto. Nero. Esatto, no! Verde. Esatto. Blu. No! Giallo. No! Dai, che sei vicino. Paglino. No! Dai che ci Marrone. Sei. Esatto! Benissimo. Otto nomi di formaggi con i quali passerebbe cinque giorni da favola nelle capitali del nord. Sono inclusi anche i formaggini. Dunque, bebè. Esatto. Formaggi parmigiano. Esatto. Romano. Esatto. Esizio. Esatto. E ne mancano tre. Ne mancano tre. Ne no! Dunque. No! No. Dai, dai. Gorgo. Esatto! Talegge. Esatto! L'ultimo, dai! L'ultimo. Pecori! Esatto! Benissimo, possiamo entrare. Mamma mia. E alla parola pecorino noi entriamo. Buonasera. Ci picchia. Buonasera, signora, mi scusi, dove posso appoggiare? Appoggiate sulla sedia. Ecco, potrei un attimo il microfono. Appoggio qui sulla sedia. Ecco qua, meraviglioso. Mia moglie? Ecco, sua moglie, io la saluto. Ecco, si sposti perché. Ecco. Ecco, vai via. Allora, attenzione, lei si chiama signora? Romano Adele. Benissimo, ed è la signora che io ho incontrato questa mattina al mercato. Sì, posso darle un bacino a nome di tutti? Sì. Ecco, benissimo. Prego, ha detto lui. Ha visto? Questa bella signora Mora? È mia figlia, Iaccarino Maria. Iaccarino Maria, come posso darle un nome, un bacio e tutto? Sì, grazie. Ecco, benissimo. Iaccarino Maria. Ecco, sua figlia questa. Sì, mia figlia. Lui invece? È mio nipote. Figlio della sì, figlia. Anche quello. E si chiamano questi due ragazzini? Questo Peppe. Caro Peppe, ciao, come stai? Ah, vuoi dare il bacio anche tu? Dai il bacio allo zio. Dai il bacio allo zio. Ecco, te lo bacino. Bacino, un altro bacino. Benissimo. Qui che abbiamo invece lui? Mio figlio, è l'ultimo ragazzo che ho avuto io. Ah, l'ha avuto proprio lei questo? E mia moglie. Eh beh, chiaro, l'avete fatto insieme. Benissimo, ciao, bacino. Ecco qua. Ecco, siamo tutti qui o manca ancora qualcuno? Mancano altri figli. Altri figli mancano. Sì. E sono di là? Sì. Andiamo subito a scoprirli, così tanto vediamo un attimo questa casa che mi sembra molto curiosa, eh? Molto bella, prego, molto elegante. Ecco, un attimo. Ecco, un momento. Ecco, signora, mi faccia strada lei. Ma è una casa molto grande questa, signora. Sì.
Ecco, sembra il Louvre. Ecco, ecco. Voi abitate proprio qui? Sì, sì, abito. Ah, benissimo. Ecco, qui chi c'è? C'è un figlio? Sì. Dov'è il figlio? Aldo, Aldo, vieni qua, Aldo. Aldo? Chi è quella signora? Non so se si può vedere in qua. Questa è mia nonna, è un'antenata. E gli assomiglia, diciamo, infatti, un, sì, po', eh? Ecco. E quando gliel'hanno fatta questo dipinto? Non lo so. Molti anni fa. Oh, molto questa carina. È mia nora. Molto carina. È mia nora. Ciao, bacino, Aldo. Bacino, bacino a tutti. Aldo, per favore, vieni. Ecco, questa è la figlia della figlia? Sì. Ciao, come stai? Aldo, ciao. Mio figlio. Ecco. Buonasera. Ecco, buonasera. Molto lì. Ciao, arrivederci. Ecco qua. Questa è la sua bambina. Che meraviglia, come si chiama? Federica, ciao, che... Bene, ma che bella, l'ho già baciata, signora. Ecco, bene, ma manca ancora qualcuno? Andiamo intanto, ha un'altra figlia, con un altro figlio. Ah, benissimo. Questa è mia nuora, Buonasera, ecco, ci vuole la scala per baciarla questa. Ecco, venga un attimo vicino, ecco, le bacio tutti, non so perché, ma stasera baciamo proprio tutti. Eccolo qua. Bravissimo. Grazie, complimenti. Ecco, ma quanti figli avete, signora? Mio nipote, 5. Quanti devo ancora baciarne? Eccolo qua. Quanti mesi ha questo? 5. 5 mesi, facciamolo vedere, che carino che hai cagliato pure il microfono sulla testa. Siamo alla televisione! Benissimo, guarderai i cartoni animati sicuramente. Per forza. Non credo, ancora non guarda piccolo. Heavy metal. Bene, prego. Avete altre figlie oppure no? No, è un, ecco, un'altra figlia ma sta studiando. Sta studiando dove? Ecco, a scuola, sta studiando. Ho capito, qui vedo una strana... Cos'è questa qui? È la camera di una mia figliola. Ecco, intanto noi cominciamo a vedere la casa anche per, sì, dove fare il gioco. Sì. Ecco, signora, venga avanti perché sennò non... Sì, sì, scusi, prego. Queste cinghie di chi sono? Sono di mia figlia. E cosa fa queste cinghie? Si frusta. Ah no, è la moda proprio. È la moda, porta i cinghie. E questa è una bella stanza, abbastanza leggera, ecco. Dove dorme? Dorme qua. Ecco, la mattina, questa è la sveglia per tutto quanto? No, non funziona nessuno. Ah, questo non funziona niente. Funziona niente. Ah, ho capito. Ci picchia quanti pezzi? Le avete messi proprio ad hoc? Sì, sono amante di questa roba. Si vede che vi piacciono le cose. E quella là, sua figlia? Sì, mia figlia. E quella che non c'è? Sì, non c'è. Ah, ho capito. Che peccato che non ci sia, è molto carina, le assomiglia anche, ecco. Sì, sì, sì. E anche nel quadro sua figlia? No, non c'è. Mia figlia è moderna, il quadro è antico. No, ma sai che magari ci sono queste fusion. Ecco, qui invece vedo altri... Questa è la mia camera. Bellissima, possiamo vedere anche questo baldacchino? Sì, sì, sì. Ecco, non battete mai la testa alzandovi qui? No, ci stiamo attenta. È molto ma è una casa stranissima questa, molto leggera, molto sobria. Venga, sì, signora, perché sennò impaliamo tutte le telecamere del mondo. Ecco, bellissimo. Lei da che parte dorme, signora? Io dormo di là. E qui suo marito? Il mio marito. Con l'armatura suo marito? No? In pigiama proprio. In pigiama. Molto bella questa stanza. Va bene, andiamo allora ancora di là e riprendiamo un attimino a vedere se... Ecco, attenzione perché dobbiamo far uscire questo uomo robot, questo Bingo. Ecco, da che parte... Questa è un'altra camera. Un'altra camera abbiamo. Dormo un altro Bingo. In ogni camera c'è almeno un televisore e una serie di quadri. Ecco, là sopra il presepio, cos'è? Altri mobili. Roba che io compro e conserva. Ah, conserva tutto, sì, in casa, sì, sì, le piace fare le collezioni. Sì, sì. Ho capito, una grande, c'è molta roba molto molto, sì, bella. Sì, sì, sì. Ho capito, va bene. Andiamo allora di là e cominciamo invece la nostra trasmissione. Tra l'altro lei stasera, signora, lei si è vestita in maniera veramente molto elegante. La televisione. È un poco decente. Ecco. Benissimo, allora torniamo di là. Sì. Ecco qua. Torniamo in salone. Sì, sì, è lì che dobbiamo fare la trasmissione. Sì, prego. Ecco, poi vedremo anche la cucina che abbiamo tralasciato, ma la casa è così grande che non abbiamo, sì, il tempo di vedere tutto. Signora, attenzione, non scivolare che sennò troviamo il petrolio. Ecco, bene, prego, da questa parte. Ecco, eccoli qua, bene, bene. Allora, ecco qui. Dunque, vi devo spiegare di che cosa si tratta. Siete una bellissima famiglia. Lui chi è? Perry Mason? No, chi è? Piacere, Manco. Manca lei? Presidente. Ah, il marito della signora. Manca me qui però. Benissimo, sì, sì, si accomodi pure. Grazie. Bene, allora tutti i figli sono da questa parte. Tutti i figli. Ecco, lei è un po' questo guru indiano sembra stasera. Sì, sì. Sì, sì, sì. Ecco. Allora io prendo un attimo la mia valigia. Sì. Ecco, tenga signora, tengo un attimo il microfono. Sì, sì, sì. Perché a questo punto io devo fare la sigla, voi lo sapete. Sì, allora, sì, la sigla. Allora voi dovreste uscire tutti quanti dalla stanza. Rimane soltanto una persona, facciamo rimanere il signor Manco che farà la valletta, e alla parola entrino i concorrenti, entrerete tutti quanti. Va bene? Allora, se volete accomodarvi fuori dal museo, prego, da questa parte, andate pure. Ecco, non perdetevi durante il percorso. Prego a lei, signore. Prego anche a lei. Grazie. Grazie a lei, signore. Dopo parliamo, perché lei è un tipo veramente simpatico. Ecco, bene? Li conosce questi? Sì, sono i miei parenti. Sono pazzi completi, no? Ma sono veramente pazzi, io ho un po' paura, comunque. Beh, comunque non si preoccupi. Ci pensa lei al limite. Cioè, altrimenti ci buttiamo giù dalla finestra. Siamo a cavallo. Bene, allora pronti? Lei allora dica entrino i concorrenti. Pronti? Via. Entrano i concorrenti. Però se non lo dice così forte non entreranno mai.
Entrano i concorrenti. Più forte. Entrano i concorrenti. Eccoli. Arrivano, uno, mettetevi tutti qua vicini in piedi, tutti in piedi. Eccoli che arrivano. Ci sono anche delle facce nuove. Ecco qua. Benissimo, rimango qui in piedi, in piedi. Avanti, avanti, venite avanti. Ecco, voglio i due sposi vicini. La signora, il signore, la figlia, tutti vicini. Grazie, benissimo, stop, perfetto. Allora, tenga il microfono che partiamo con il gioco. Ci sono tre buste, voi dovrete scegliere una busta. Dentro la busta ci sono quattro prove. Ogni prova vale 500.000 lire e se ce la farete vincerete quindi... 2 milioni. Bravo! Allora, dov'è la valigia? Dov'è la mia valigia? Eccola. Dov'è la mia valigia? La mia valigia! Senza di lei non posso vivere, sono come Snoopy. Ecco qua, benissimo, prendo le buste. Allora, le facciamo scegliere alla signora? Busta 1, 2 o 3? La 2, andiamo a vedere che cosa dovrete fare. Attenzione, siete una famiglia veramente molto rigogliosa, eh? Siete stati veramente gentili ad ospitarci, grazie a nome di tutti. Allora, per vincere i 2 milioni, e poi ci sarà anche la prova del raddoppio, ma ne parleremo dopo, dovrete fare queste prove, superare queste prove. 1, preparare 4 mozzarelle in carrozza. 2, impacchettare con carta di giornali e scotch un armadio a piacere. Vestirsi tutti da spiaggia e cantare in coro una canzone napoletana. Allora, pronti ragazzi? Via, andate. Mozzarella, ecco, in carrozza. Ecco, rimanga lei signora, andate tutti, mi tengo... Ecco, scendete a prendere. Allora, impacchettare con carta di giornali e scotch un armadio. Vestirsi tutti da spiaggia. Anche uno scatolone posso... Va bene, anche uno scatolone, ma ci vuole un armadio bello grande, eh? E cantare in coro una canzone napoletana. Devo restare qua o devo andare sì, di no, là? Perché noi adesso dovremo... Sì. Ecco, lui chi è, lui? Vicino del mio negozio. Ah, perché lei ha un negozio qui, sì, a questo sì. Punto. Ah, quindi lei... Ah, adesso comincia a capire. Questi sono oggetti che ha anche sì, nel sì, negozio. Sì, sì, sì. Ah, ho capito. Il negozio di moda, il suo? Sì, sì, i miei figli. Ah, i miei figli. Ho capito. Bene, ci sono molti jeans. Allora, dunque, io devo fare la prova del raddoppio. Allora, mi viene un'idea. Se lei mi dà una foto di sua figlia, quella che non c'è, sì. Noi la facciamo vedere alla telecamera. Sì. Se qualcuno ce la riporta, questa figlia, o viene lei, diamo anche il raddoppio. Se mia figlia viene. E verrà tua figlia. Che ci sei, Amelia, ti raccomando, se senti, vieni. Ecco, faccio un appello alla telecamera. Vada. Ti raccomando, cerca di venire. Perché? Si guadagnano dei soldi. Si guadagnano dei soldi. E anche un bel orologio, perché sua figlia, se viene, sì. Perché noi sappiamo che la figlia non voleva partecipare alla trasmissione, gli diamo anche l'orologio. Speriamo. Va bene, allora troviamo anche... una fotografia di mia figlia. Eh sì, per farla vedere anche come identikit, che se la vede la polizia ce la porta. Ecco, dove sarà tua figlia in questo momento? Sta studiando. Ah, sta studiando. Però non in questa casa. Va bene, allora se il signor... Guido. Va a trovarci una fotografia della figlia, ci fa un piacere. Signora, allora cerchiamo di sapere qualcosa di noi, perché questa casa è veramente incredibile. Sì. Tanto per cominciare, qui vedo un oggettino che vorrei saperne qualcosa di più. Cos'è sta roba? Tanto si accende. Questa è una lampada. È molto carina. Questa è indicata per che cosa? C'è un salotto di giovani sposi, sì, di intellettuali. Un pezzo di arredamento. Potrebbe stare anche su una scrivania di un direttore di rete, per esempio. Ci starebbe benissimo. Certo, io la vedo molto bella. È uno studio. Molto bella, molto, molto, molto bella. Questa è Liberty, diciamo. È molto Liberty, sì, sì, sì. E infatti va su qualsiasi sì, cosa. Sì, 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 sì. Elegante. Il nome elegante. Liberty proprio vuole significare sì, sì. Libertà assoluta. Libertà, è libertà. Uno la mette dove vuoi, in tutta libertà. È tutta di marmo. Mogano. Ah, no, marmo. Certo, molto bello. Signora, senta, io vorrei sapere qualcosa di lei e suo marito. Sai sì. Che vanno di moda queste trasmissioni sì, sulla famiglia? Sì, sì, mi dica. Ecco, mi dica. Io le chiedo. Sì. È una domanda che facciamo sempre, sì. Molto banale. Sì. Lei è innamorata di suo marito? Sì, 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 sì. Sono 35 anni che l'ho sposato, ecco. Si immagina. E non avete mai avuto ripensamenti? No, io ripensamento no, ritornerei sempre indietro. Ricomincerei da capo. Ho capito, ricomincerebbe da capo. Ecco qua, questa è la figlia. Chiunque veda questa ragazza che è alta un metro... È 60 ed è vestita da ragazza sì, sì. E sta qui nei paraggi della zona Vomero, ospedale Caldarelli, ce la porta entro la fine della trasmissione, permetterà alla famiglia... Di raddoppiare la cifra. Va bene? Grazie, grazie signor Guido. Adesso poi parleremo anche con lei. Senta, dove ha conosciuto suo marito? In una festa? No, siamo cugini e mio marito. Non ho capito. Siamo cugini. Cugini. Cioè lei era... E mio marito. Cioè siamo non siete cugini. Sposati? No, siamo cugini. Siamo figlie di sorelle e fratelli. E vi siete sposati? E ci siamo sposati. Ma non si può. È stata una lotta. Dovevamo dare la dispensa del Papa da Roma.
Cioè siete dovuti andare dal a Roma, al Papa per farci avere che la Papa dispensa. C'era allora? Non mi ricordo. C'era un Papa come tanti. Non che poi... mi ricordo. Vabbè, era un Papa, ricordo. Era uno comunque il Papa. Sì, sì. Ecco, e c'è andato lei o suo marito? No, sempre mio marito. Mio marito ha fatto tutto. È andato dal Papa e ha detto, senti, lasciaci... No, è andato al Duomo, dal Vescovo. Sì. Al Vescovo e ha fatto la richiesta che ci volevamo sposare. Sì. E il Vescovo non ci voleva sposare perché eravamo cugini. Ma perché poi? Insomma, siete sempre un uomo e una donna. Portiamo qua solo... Io faccio Romano Adele. Sì. Combinazione, la mamma di mio marito, la mamma del padre di mio marito. Sì. Romano Adele. Quindi lo stesso cognome. Lo stesso cognome. Lo stesso sangue. La stessa famiglia. Figuratevi un po', che è stata una lotta proprio. Chissà il Papa sarà impazzito in quel momento. No, mio marito è impazzito. Al Papa no. No, mio marito è impazzito per avere i documenti. Si deve immaginare. Sarà stato anche l'anagrafe poi. Comunque adesso io voglio andare a parlare col guru mentre è arrivata sua figlia. C'è un panzone. No, non è arrivata. È un uomo. Va bene, io vorrei sapere allora qualcosa da suo marito anche. Sì. Però volevo chiedere, ma questo negozio di moda che voi avete... L'avete rilevato da altri o ve lo siete messi su da soli? No, da soli. Siete partiti soli, come? A zero, a zero. Ah, proprio non avevate una lira? Niente, niente. E come perché non ci hanno voluto dare niente i genitori? Poi a quell'epoca non è che si dava. Ma questa non cosa. Era la dote che avete avuto? No, man mano ce la siamo fatti. Comprando diciamo, pezzo comprando per... i pezzi, mio marito a Parigi, Londra. Ah, ma proprio gira? Gira, poi per i mercati, mio marito, non so, si fa tutti i mercati, Varezzo, Modena. Ho capito. Va bene, io direi, signora, che lei potrebbe andare ad aiutare sì. i suoi congiunti, mentre io vado a pizzicare proprio un pochino suo marito. Mancano 6 minuti, prego signora, vada. 6 minuti per le uova. Vieni, Bingo, vieni. E noi intanto andiamo... Ah, ecco qua. Chi c'è? Chi c'è? Ah, sta venendo? Sì, sì. Ecco, dunque, io volevo sentire un attimo il guru. Ecco, c'è una telefonata qui, sta succedendo di tutto. Dov'è suo marito? Franco! Franco, venga un attimo, che mi hanno detto delle cose incredibili. L'armadio è pronto, l'ho imballato. Benissimo. Allora, andatevi a vestire da mare. Venga, signore. Anch'io. Da mare, presto. Da mare, in costume, prego. In costume da bagno. Vada, prego. Venga con me. Vieni. Venga. No, perché ho saputo delle cose molto divertenti. Prego a lei, signore. Signore, prego. Grazie. No, prego io lei, scusi. Ma lei si immagina che è venuto un caro amico mio, ha lasciato la macelleria da Dignano, la bomboniera. La bomboniera? La bomboniera, quella bella macelleria ecco, di Dignano. E stiamo facendo una bella pubblicità. Ma non dobbiamo farla. No, ma quella sì. non è di pubblicità, per carità. È strano però che una macelleria si chiami bomboniera. Comunque, la bomboniera, perché è fresco. Prego. Questi sono tutti nudi, va bene, ecco, ma anche gli altri dobbiamo vedere, sistematevi intanto. State lì. Senta, io dunque ho sentito da sua moglie che voi avete un negozio, sì. che lei gira molto, sì. che siete cugini, sì. tutte cose vere, che lei è stato dal Papa. Sì. Quale Papa? Le spiego subito, Papa Giovanni, prima sì. Papa Giovanni. Insomma, io non potevo sposarmi con mia moglie. Sì, perché eravate cugini. Allora che è successo? Ho dovuto avere la dispensa dal Papa. Sì, e com'è la... Cioè, lei è andato dal... ha suonato? E perché le spiego subito. Mia moglie fa romano. La madre sì. di mio padre fa romano. La madre del padre faceva romano... Tutti romani. E praticamente il Papa stava a Roma. Il Papa stava a Roma e non mi voleva. Ecco, però quello che vorrei far sentire dire da lei, quindi lo sentono poi anche a casa, è che cosa ha detto lei al Papa? Gesù, cioè, ci ha parlato sì, direttamente. Ho parlato prima a Napoli con i vescovi, sì. poi con i cardinali, poi mi hanno portato persino a Roma. Però io questo debbo tutto a un prete che adesso è morto. Che peccato. È perché io disse che me ne volevo andare in Germania nel 1956 dovevo lasciare mia moglie. Sì. Lui si preoccupò tanto, disse questo figliuolo vuole sposare, è possibile mai che voi oh, no? E a quel punto... così mi portò a Roma. Sì. E mi dettero la dispensa. Meno male che gliela dato la dispensa. Sia lodato San Gennaro che mi sono sposato. E sia lodato sempre questo, sempre. Non solo per la dispensa, ma anche per tutto quello che e viene dopo. E poi da allora la mia vita è andata sempre avanti. Avanti. Lavorando. Certo. Sempre lavorato. Ecco, io vorrei vedere alcuni oggetti, perché ho visto degli oggetti molto belli, sì. di cui vorrei sapere qualcosa. Mi dico, per esempio, io...